space was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Ecco un attimo. Sorci Verdi presentano Nerd Insight. Buonasera cari ascoltatori, siamo qui su RGS con Nerd Insight in compagnia di Sorci Verdi. Io sono Paolo, come c'è Diego? Buonasera. Mosè? Buonasera. E Maone? Buonanotte. E in regia questa sera abbiamo la carissima Azzurra. Va bene. Siamo tornati. Perché avevo cambiato tutti quanti postazioni? Vabbè, sede nuova, postazioni nuove. No, cambiamo le postazioni come sempre. Io voglio Barbozza. Ma tu sei stato sempre là. Il posto mio è questo, ma il posto tuo non è questo. Sì, ma adesso perché sa queste cose? È uguale, dai. Comunque siamo sulla sede nuova di RGS, qui sempre a Foligno, vicino via Piave, nei contorni di via Piave. Via Trasimeno. Via Trasimeno, non la ricordavo. Sì. La nuova sede di RGS. Ancora in costruzione, poi ci sarà la Cristeggi Academy, poi più in estate daremo qualche dettaglio. Tante novità. Di cosa andiamo a parlare questa sera, Diego? Beh, come ogni settimana parleremo della solita settimana nerdistica, cioè prenderemo delle notizie riguardanti la settimana e poi le diciamo. Esatto. Beh, Santoni, vuoi dirci un po' i contatti, come seguire l'applicazione? Insomma, un po' tutto il mondo che ci circonda, social. Allora, potete iscriverci a WhatsApp, però il numero non me lo ricordo. Quello è un problema. È il problema che non ce l'abbiamo nemmeno noi. Quello è un bravissimo problema, perché sai una cosa? Già mi ricordo il mio e quello di mia madre, il numero. Quello c'è stato. Cioè, io manco quella delle ragazze mie, non l'ho mai ricordato. Perfetto. Io mi ricordo tutti i numeri. Infatti io con i numeri non li gioco, le schedine le perdo. Ma il problema è che non abbiamo il numero di... Vabbè, comunque sia, ci possono seguire su... Tramite l'applicazione RGS oppure scriverci per email a diretta@cristeggiradio.it. Esatto, mettete un bel like sulle pagine sia di Facebook che Sorci Verdi, di Instagram Sorci Verdi. Insomma, siamo più o meno attivi, insomma, che questo fine settimana è stato un po' travallato. No, abbiamo veramente io o non so noi... Il problema è che non mi possono mettere Notte Rosa e Cantine Aperte un giorno insieme, che io ho a casa con il fegato marinato. Sono tornato a casa alle 5 e poi... Allora, prima di andare con la prima canzone dobbiamo fare due annunci, devo fare due annunci, insomma, diciamo due cose. Sono pericolosi? No. La prima, insomma, è fare un augurio a Mats di guarigione, insomma, che stamattina sono stato con lui, quindi Mats, noi siamo con te, insomma, stamattina poi ci siamo anche visti, abbiamo parlato un pochettino, quindi Sorci Verdi ti sono vicino, però tranquillo, non trasmettiamo. Addirittura, e il secondo facciamo un grande augurio al Presidente. Tanti auguri al presidente Francesco Bellovini, che compie 60 anni secchi e altri 100, così, fino a 160 anni. Poi il appunto il terzo annuncio. Non te lo auguro fino a 160 anni, Paolo. I miracoli nella vita ci sono. Quanti ce la faresti da arrivare? Arrivano a dette tanti. Ma ce riesci a arrivare a 160 anni? Che ne sai? Ma meglio di prima, dai. No, può essere che ci arrivo. Poi il terzo annuncio, voglio salutare una mia carissima amica che mi sta seguendo. Saluto Annalisa, insomma, lei non diceva no, ma non mi salutare, ma io la saluto e faccio un po' la sorpresina. Quindi tanti saluti Annalisa e seguici questa sera. Detto ciò, fatti i saluti, fatti i convenevoli, fatto tutto, devi andare con la primissima canzone, ci ascoltiamo Calcutta, Frosinone qui su RGS con Nerd Insight in compagnia dei Sorci Verdi. Calcutta ci fa sempre compagnia ogni sera, è un grandissimo artista. Allora, siamo qui con la settimana nerdistica, sappiamo che comunque si divide in varie sezioni, videogiochi, film, serie TV e tecnologia, quindi adesso partiamo un po' con i videogiochi, con un po' il clou della settimana. Il 26 maggio, perché giorno fa, la Ubisoft ha pubblicato insomma un trailer ufficiale di Far Cry 5, dove comunque veniva svelato un po' l'ambientazione sappiamo è in Montana, uno stato degli Stati Uniti,
che si trova a nord, a confine col Canada, e, insomma, è una bella ambientazione, sappiamo, molto simpatica, se possiamo dire così. E insomma vede il protagonista, ancora non si sa bene chi, addirittura ci sono varie vicerie dove addirittura il personaggio è personalizzabile, quindi può fare un po' quello che pare, però sono stati intravisti alcuni personaggi, alcuni protagonisti che interpreteranno insomma vari ruoli nella storia, e si vede insomma questa setta religiosa che prende un po' il via su questa, insomma, su questo, come possiamo dire, in questa ambientazione, ecco. Insomma, avete visto qualcosa? Avete visto qualche trailer? Siete informati, Diego? Ma vedi, Far Cry non è che ho visto qualche trailer dei vecchi, però questo ancora manca sapere usciva al cinema addirittura adesso. Sì, infatti è uscito un po' a sorpresa il trailer. Vedo invece Mosè, che te invece so che ti piace il franchise. Sì, allora, Far Cry è, secondo me è bellissimo, perché ogni gioco ha una storia particolare, ha un'emozione, un'avventura bellissima. Ho visto vari trailer del 5 e si prospetta come un gioco che secondo me catturerà l'attenzione del giocatore e ovviamente riserverà molte sorprese. E devo dire che Far Cry 4 e Primal a me personalmente sono piaciuti moltissimo. Il 5, diciamo, alza molto le aspettative, anche perché di questo famoso Far Cry 5 se ne parla già da un bel pezzo, e quindi vedremo che succederà, diciamo, in questa America un po' combattuta con questi personaggi particolari, vedremo. Sì, esatto, ci sono state anche alcune critiche, insomma, ecco, appunto, siccome c'è questa setta religiosa, quindi comunque insomma, la religione è un tema abbastanza sociale, soprattutto molto attuale negli Stati Uniti, con anche il presidente Trump, con varie sue iniziative, insomma, quindi ha fatto un po' discutere. E ecco, ci sono state un po' delle critiche aspre alla Ubisoft, che comunque sia la Ubisoft, insomma, noi stiamo sviluppando il gioco già da tempo, quindi un po' come Assassin's Creed, no? Beh, Assassin's Creed è... cioè non è che mo adesso i Templari, cioè tutta quella roba, cioè è tutto un po' è tutto fantasia, sì. Beh, non esiste, ma vuoi dire che esiste il frutto della mela? Tu che ne sai? Beh, quello magari no, però diciamo io poi Assassin's Creed è una saga che seguo benissimo, ho seguito sempre, ci ho stato i giochi, tutto quanto. Mi piace troppo, è il gioco più bello per me. E diciamo che è interessante un po' la storia che hanno creato un po' dal 3 in poi. E ultimamente, non so se avete letto, se qualcuno lo sa, il TG4, ha accusato Assassin's Creed Unite, quello ambientato in Francia, uscito, Unite, Unity, dipende dalle pronunce, 2-3 anni fa, di terrorismo, insomma, quindi questo è un po'... Esatto, appunto, sappiamo che Unity e Unite, insomma, che come lo volete pronunciare, si sviluppa nella rivoluzione francese. E TG4, con un'ignoranza da far paura, descrisse il gioco come un simulatore di attentati. Proprio usato proprio queste parole, vabbè, chiaramente c'è stato un po' di indignazione. Secondo me era una cavolata, perché è una cavolata, sì, perché il gioco, se tu ci fai caso, sta sempre, fate tutte quante le cose più strane, come in Italia, c'è stata l'Italia a Firenze. Sì, c'è stato il Rinascimento, c'è stata la battaglia della Guerra Fredda in America. Sì, beh, c'è stato. No, aspetta, no. Secondo me, no, la battaglia era, non era la Guerra Fredda, no, era. Non ho sbagliato. Insomma, la guerra di indipendenza. Vabbè, comunque sì, ci sono state varie ambientazioni da Assassin's Creed, non staremo qui ad elencare perché sennò facciamo mezzanotte. Sappiamo che è uscita presto il. Sappiamo che dovrebbe uscire entro quest'anno, ma ancora si sa poco e niente. Dicembre, sono sicuro che è stato scappa sempre dicembre. Allora, andiamo con la prossima canzone, se restiamo sempre in Italia, nel mondo indie, e ci aspettiamo Cosmos. Esatto, abbiamo appena ascoltato Cosmos, è la mia città qui su punto RGS con i sorci verdi. Allora, continuiamo con la settimana nerdistica, lo facciamo con una notizia che ha fatto un po' discutere, perché si è parlato di due giochi. Si è parlato di Red Dead Redemption 2, che sappiamo comunque è posticipato per l'anno prossimo, addirittura dice che ci sono stati dei calo delle azioni della Rockstar per questa dichiarazione. Però vabbè, questo è un capitolo a parte. Però c'è stato uno screenshot che appunto sembrava ritrarre Red Dead, ma invece si tratta di Wild West Online,
ovvero un MMO. Adesso Lorenzo, siccome lui è esperto, cos'è un MMO? Vai. Non lo so. Allora, Diego, allora, ti dico te. Beh, non è quella modalità online dei di solito dei computer, eh? No. Spiegamo meglio. MMO. Cioè, è un gioco online fatto per PC, non per console. Al massimo, multiplayer online. Se non sapevi perché ce lo devi fare di una vita. Ma io vi devo insegnare le cose che mi passano. Comunque sia un gioco online che appunto ci si collegano tantissimi giocatori da tutto il mondo e ecco, giocano insieme, dove si sviluppa un personaggio, si sviluppa una storia. E appunto vede questo Wild West, questo MMO, questo annuncio di questo MMO che ha fatto suscitare insomma, un bello scalpore, perché comunque sia uno screenshot è bastato per ricevere tantissimi finanziamenti e quindi il progetto non ha avuto bisogno di nessuna campagna di crowdfunding. Adesso Lorenzo ci spiegherà. Ma ce l'hai con me stasera, dillo, perché... Allora ci spiegherà così. Allora, praticamente è un'operazione dove si cerca di raccogliere fondi, soldi, insomma... online sui siti per finanziare progetti, eventi, diversi. Non poteva essere più era semplice, l'inglese lo sai che non sono... Che letteralmente significa pioggia di investimenti, una cosa sì, esatto, esatto. Comunque sia, un gioco western, sappiamo che comunque sia l'ambientazione western non è molto usata nei videogiochi, insomma, a parte Red Dead, io me ne conosco più pochi. Ne conosco molto poco, a parte i film di Bud Spencer, che non sono c'è Call of Juarez. Anche Call of Juarez, bravo. E poi ci ho giocato. Però non è, proprio potrebbe anche riuscire a giocare sul vecchio West. Ho detto, è un'ambientazione poco sviluppata e niente, quindi suscita tanta curiosità. I soldi ci sono, perché comunque sia hanno ricevuto tantissimi fondi, quindi cosa ne pensate, insomma, di... Lo so che forse la modalità non è nelle vostre preferenze, però ecco, forse l'ambientazione so, vi suscita qualche curiosità, Diego, come so, ti piace questa ambientazione? Beh, allora, io non so se... non ti dirò se questa cosa... Beh, tu mi dici che gioco online, perché come hai fatto nel Far West? Esatto. Però avendo posticipato proprio Red Dead 2, stavo leggendo un po' tempo fa una notizia che dicevano che l'online di Red Dead 2 sarebbe stato incentrato più della trama. Volevano fare proprio un online molto più... alla GTA 5 o anche meno. Una cosa del genere. Quindi secondo me anche l'entrata di questo gioco secondo me porterà anche a qualcosa che più in là con Red Dead 2 avrà... online praticamente. Vabbè, certo. Quindi secondo me riprenderà una parte anche di questo, ecco. Sì, sono due giochi che forse si compiono. Beh, non era sempre Grand Star. No. Red Dead, non era Rockstar. Rockstar. Questo invece di che è? Questo invece è della 612 Pins. Guarda, cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè pane e acqua proprio. Dillo te. Non ho capito niente. Vabbè, è detta così veloce che proprio neanche ho capito. La 619 la 619 è vecchio Re Mysterio. Questo invece Mosè, insomma, ti convince la modalità, non so se la conosci, insomma, se hai mai avuto un approccio a un gioco del genere, ma comunque ti interessa questa ambientazione, cosa ne pensi? Allora, l'ambientazione del Far West comunque sia bellissima, perché tu sai il tipo che ti piace quelle cose, lo so. Sì, è bellissima, sono i personaggi, la storia, le avventure, eccetera. Vedremo questo gioco come verrà fuori, quello che regalerà, diciamo, al pubblico, ai giocatori. E certo, Red Dead comunque sia un po' il capitano di questo tempo, di questa avventura, di questa ambientazione del West. Quindi vedremo un po', diciamo, come andrà questo gioco. E c'è anche Call of Juarez, che comunque sia bellissimo. E vedremo, è una cosa che si deve... Esatto, guarda, poi Red Dead, insomma, sappiamo che sarà disponibile, a parte il PC, insomma, anche per le console, invece il Wild West sarà disponibile, si dice, entro fine anno, solo per il PC, ma insomma la modalità è praticamente un'esclusiva PC. Detto ciò, provare. Ma sì, ma su... io ci gioco ogni tanto, questi giochi di PC. Allora, detto ciò, ci aspettiamo una bellissima voce finale su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Siamo tornati con una bellissima voce che è levante, bella, rilassante,
Interessante. Molto interessante. Collevante. Collevante. Va bene, io vorrei fare un saluto. Mi dicono di salutare il primo piano, il Lava Piatti, Emanuele. Che salutiamo anche l'amica, l'amica di Diego di Legna. Detto ciò, ritorniamo con la settimana nerdistica, con le notizie, insomma, adesso parleremo ancora di videogiochi, e poi dopo ci sarà una classifica, perché insomma, il 2017 è passato già, 2016 è passato già un pezzo, però insomma, facciamo una bella classifica. Non di niente, è quasi finito anche il 2017, stai scherzando, ecco, ancora no, cavolo, che c'è venuto passati a giugno e dicembre. Sappiamo che ci sono varie campagne crowdfunding dove ci saranno, insomma, dato visto ci sono i precari, quando si fa il crowdfunding tu devi mettere dei target, no? Non so, se arriva a 1000 euro succede che, non so, faccio la canzone e mi manco. Arriva a 2000 euro, faccio la canzone e ritorna da me. Esatto. Poi se arrivo fino a 10.000 euro, ci sarà il matrimonio e il viaggio di nozze. Compreso. Esatto, compreso. Compreso. Quindi un fallo. Con cavalli, cioè. Con cavalli, la carrozza. Azzurro. Voi due, allora, voi due mi avete rotto. No, addirittura andrai proprio dal boss delle torte. E andrai... In America? C'è un boss. Il boss delle torte, sì. No, è sì, il boss. Sì, ma no, chi è il boss delle torte adesso? A Foligno. Ma io dico in America, ma lui l'ha detto a Foligno. No, io ho detto un posto delle torte in America. Sta in America e basta, il posto delle torte. Io ti ho detto perché a Foligno c'è, basta dire no, non c'è. Non è lui, allora adesso mi capito male. Vabbè, comunque sia, adesso sono in Italia, che potete trovare tutto su www.maore.it. Esatto. Detto ciò, continuiamo con le notizie parlando. Ma che ho fatto del male io? Final Fantasy sappiamo che è un franchise della Square Enix, insomma il Final Fantasy ormai è famoso anche per chi non mi conosce i videogiochi più di tanto, sa, Final Fantasy è la pulce del rettile che entra, perché comunque ci sono stati fatti anche dei cortometraggi, dei film, insomma le storie sono le più varie. E qual è la notizia? Qual è la notizia, Diego? La notizia questa? È questa, questa? È quell'altra, è tipo... No, ci sono importanti novità sul fatto del processo di sviluppo, praticamente sta in via di sviluppo, ecco. In via di sviluppo e quindi cercano delle figure lavorative come il background designer, il battle planner e vari programmatori. Guarda che comunque però un videogioco... vogliono rifarlo proprio per bene, vogliono rifarlo. Essendo un remake, diciamo. Vogliono rifarlo proprio con gusto. Il remake, sì. Fatto beh, come hanno fatto il remake di Crash Bandicoot. Quello, sì. Sì, ma vabbè, comunque per fare il videogioco è abbastanza... Ci vuole tanto, è vero, non è che ci vuole sembra, un videogioco. Cioè, a volte è molto sottovalutato il lavoro, ma comunque se ci lavorano tantissime persone. Ho visto. Il fatturato dei videogiochi, già l'ho detto l'altra volta, stiamo sui 5-6 miliardi di dollari, che è una cifra importantissima, cioè proprio a livello globale. Cioè, quindi pensa quanto pane dà. Ti dà una soddisfazione, secondo me. Soddisfazione, sappiamo comunque la tecnologia va avanti, quindi insomma ci sappiamo anche che i videogiochi delle volte prendono la tecnologia anche dei film, no? Come sì, 3D, esatto. Come è stato anche, adesso non mi ricordo bene, quando gli attori si muovono con tutti i cerotti attaccati. Sì, sì, ho visto anche come fanno anche le foto, visto quando fanno l'animazione, no? Tutto quanto. Sì, Iniziano a fare statuine, tu vai, ci vuole tanto tempo, sì, ma ci vuole tanto tempo. Ti immagini che fa una mossa, poi... Sì, ma per fare solo una mossa quasi devono fare parecchio, ci devono mettere. Poi dovete pensare che il progetto quel Kojima, non so se lo conosci, Mosè, Hideo Kojima, creatore di Metal Gear. Sentito di io. Comunque sia, sta sviluppando un videogioco tutto suo, dove appunto c'è l'attore, quello di Walking Dead, questo è quello che ho capito, che non mi ricordo. Rick. Quando c'è lui e quello che fa Hannibal Lecter. No, Rick, è quell'altro che c'ha la palestra. Bravissimo. Adesso non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo io. E poi l'attore, quello che fa Hannibal Lecter sulla serie TV, non so se il cattivo di... Il cattivo. E comunque, sono due attori di altissimo livello che prendono parte a un progetto che è un videogioco, proprio mettendoci proprio la faccia, le espressioni. E sì, hanno fatto una bella cosa, secondo me. È un settore abbastanza in espansione, lo sviluppo di videogiochi. Sappiamo anche che comunque c'è stato anche
poco fa, qualche settimana fa, lo Sviluppa Party, dove appunto tantissimi italiani, case sviluppatori italiani, hanno mostrato proprio i loro progetti. Ed è stato molto positivo perché hanno trovato sia sponsor, quindi quando ci sono i soldi, sempre così, la storia è sempre là, quando ci sono i soldi le cose vanno avanti. Comunque, detto ciò, Final Fantasy VII cerca figure lavorative, se siete interessati, io non so fa praticamente niente. Se qualcuno che porta dal caffè ce l'ho io. Fai una domanda, vai sulla Square Enix e dici lavora con noi. Ma allora faccio quelle portatori. Buco cani. Vabbè, comunque sia, tu non nuoci. Direi, dopo di tentare non nuoci, azzurra, andiamo con la quarta canzone, ci ascoltiamo su RGS con Nerd Insati come le Sorci Verdi. Siamo qui sempre con la settimana nerdistica e ci sarà l'ultima notizia riguardante i videogiochi, che poi ecco, è una classifica dei giochi più venduti nell'anno scorso, 2016. L'Italia è famosa, insomma, sappiamo che noi siamo calciatori di calcio dipendenti. Mamma mia, è parecchio calcio dipendenti. Secondo me dipendiamo da loro noi. Infatti alla quinta posizione trovo proprio FIFA 16, cioè quello dell'anno scorso. Quello che è uscito nel 2015, poi. E quindi ecco, e poi nel prima posizione, ora diremo, vabbè, poi invece c'è quello che è uscito l'anno scorso, ovviamente. Quindi no, per dire che nella top 5 ci sono due giochi di calcio. Questo è giusto per fare. Ma giusto così. Giusto così. Quindi comunque il settore dei videogiochi in Italia è in crescita e dato appunto sia nella più informazione, insomma la tecnologia avanza ed è sempre più alla portata di tutti, che poi può anche giocare con uno smartphone. È uguale, se si rende qua. Pokémon Go. Cioè, non c'è qui perché Pokémon Go è gratis, se no secondo me Pokémon Go stava sulla lista. Ah sì, ovviamente. Comunque sì, invece alla quarta posizione troviamo Call of Duty Infinite Warfare. Sappiamo che è in sviluppo il nuovo Call of Duty che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, non so se avete dato un'occhiata, Diego. Non so chi è un giocatore. Invece Marioni, secondo me era informato. Salutiamo Marion, non so dove sta. Invece in terza posizione abbiamo un grandissimo gioco in esclusiva per la PlayStation 4, Uncharted 4, alla fine in ballo. Come si chiama il protagonista, Lorenzo? Non mi ricordo, però... non mi ricordo, ci ho giocato poi. Tutti li giocati. Eh sì, però non mi ricordo. Nathan Drake. Ecco. Ti quando dicevano, se ti ricordi qualcosa, guarda su YouTube. No, su YouTube non si parlano, tu li giochi, li finisci da per te. Esatto, oppure chiedevi a me e ti dicevo... No, nemmeno, perché l'ho finito da per me, non so finito tutti quanti. Invece poi abbiamo, in seconda posizione abbiamo GTA 5, vabbè, GTA ci ho giocato anche troppo anch'io, ma poi l'ho abbandonato. Però per la 4 però... Perché per la PlayStation 3 è scappato... No, per la 3 no, è uscito per la 4, Xbox e PC. No, io ce l'ho per la 3, ce l'ho. Azul, ce l'ho per la 3. L'avevamo comprato GTA 5, l'avevamo comprato con lei, l'ha ordinato con lei. No, c'è ragione. Sì, c'è ragione, perché è uscito prima per la 3 e poi dopo è uscito per la 4 e poi alla fine è uscito per PC. Proprio perché comunque hanno venduto, si sono fatti tantissimi soldi. Ma hanno venduto parecchio perché GTA era un gioco che potevi giocare online, ti divertivi. Guarda, infatti ci sono ancora delle espansioni che stanno, ci saranno ancora degli eventi che aggiungeranno addirittura yacht, eventi su eventi, cioè comunque sia è attivo, solo che a me non piace perché cioè, su 10 minuti, 7 minuti sono di caricamento su GTA 5 online, che era meglio GTA San Andreas, è leggendario, basta. Un po' come, non so, come sui film devi vedere Pulp Fiction, guarda. È il cult, non puoi non giocare a GTA San Andreas se ti piacciono i videogiochi. Ho un bellissimo tra la gente. C'è stata che cosa? Quella gente tu mi sa che proprio non l'hai visto quel Pulp Fiction. No. Pulp Fiction però è quello di Samuel Jackson. C'è anche lui, sì. Però è di John Travolta. Sì. Ah sì, mi sa. C'è anche. Oddio, quella che ha fatto quindi come si chiama. Un matrimonio. Forse San Andreas, mi sbaglio, hanno fatto un film, però. No, molto simile alla storia del Prodigio San Andreas. No, cioè ci hanno provato, però. Infatti, hanno parlato tutti quanti che era un gioco che ti mandava la violenza. Però vabbè,
videogioco, un po' come Assassin's Creed che dicevano che era un simulatore di attempaccia, ragazzi. Però dai, però ti immagini dove giro con la macchina, poi andare in palestra e facevi subito i muscoli, la vita al pollo, mangiare il pollo, ti ingrassare. Oppure dovevi fare pelato e poi la cresta. Prima eri pelato e facevi la cresta, cioè, poi, io poi mi facevo sempre tutto da qua. Andavi in giro con i pantaloni di pelle, stivali da cowboy e andavi in giro con i basta, poi è bello che vedi la gente che si ammazzava da loro. Tu basta, toccavi una persona così. E poi guarda che GTA 5 è uscita una mod veramente tanto bella. Che io forse ci giocherei solo per quello. Che mod? È una mod che non so se avete visto mai The Purge, lo sfogo, no? Come si chiama lì? Anarchia. La notte di giudizio. È uscita una mod dove proprio a mezzanotte si ammazzano tutti. No, bellissimo. E tu insomma su sta partita devi cercare di sopravvivere il più tempo possibile, ma tu vedi le, cioè, la gente armata di banda. Ti nascondi dentro casa? No, proprio di no, riesci. Infatti io ho visto questo video tramite Yotobi, non so se conoscete Yotobi. Yotobi. Ha fatto proprio un video riguardando a questa mod, guardandolo, perché io sono pisciato dalle risate, proprio questo è il termine l'altro. Vabbè, in prima posizione abbiamo FIFA 17, vabbè, ci avete giocato perché Lorenzo non piace in gioco di calcio, sono abbastanza. Però ci ho giocato a FIFA 17. E invece Mosè? No, a me FIFA proprio non mi ispira, il calcio non ti va. Zero. Come me, dai, veramente. Vabbè, sono pure, io ce l'ho, però non, invece tu Diego, però perdi. Però anche 10 a 0. Però sappiamo che è in semifinale, proprio quando domani giochi. Domani ci vediamo. Domani, dopodomani su Facebook sappiamo se la semifinale è passata. Perché è andato in semifinale senza fare nemmeno una partita. Questo si chiama bucio di sempre. Poi ci stanno tanti giochi altri venduti, per esempio come Pokémon Sole e Pokémon Luna. Vabbè, Pokémon sempre. Comunque, che stavi dicendo, Diego? Questa cosa è successa a FIFA 17, secondo me non è tanto una cosa del tipo del gioco in sé per sé, secondo me anche quando giocavi a 10, no? Quando praticamente i giocatori forti erano pochi, cioè anche adesso nel mondo del calcio, come vedi, i giocatori sono aumentati, che sono cresciuti parecchio anche i più giovani, quindi secondo me il fatto dello sviluppo di FIFA 17 che è arrivato così in alto, secondo me è una cosa anche più del calcio moderno viene, più che altro. Va bene, ma per esempio guarda, c'è stato anche un flop, non vedo perso. Sì, è stato un flop pure del perso. Forse dice, a parte è stato annunciato per il 18, e io ho intravisto qualcosa, ci sono tantissime. No, però per essere stato che in Italia gli unici giochi che sono di calcio sono FIFA e PES. Però FIFA ha avuto, se vede, ha avuto Ma il fatto, come abbiamo parlato l'altra volta, del fatto del marketing... Vabbè, ma tu dici anche di come sono fatte graficamente tra PES e FIFA. No, quello no, ha applicato del marketing online, quando compri i giocatori o no. Ah, sì, ovviamente. L'ultimate team di FIFA è quello che ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza e ha spaziato. Poi c'è un altro gioco che veramente mi è piaciuto tanto, perché ci giocavo solo questo. Però c'è... Watch Dog 2. Poi c'è anche Revolution Soccer 2017, c'è in basso, ma c'è. Sì, ci sta. Beh, c'è anche PES, eccolo. C'è anche poi, abbiamo anche FIFA, sì, FIFA, Final Fantasy 15, che insomma io sono un gran fan di Final Fantasy, è stato un titolo abbastanza discusso, bello, però al tempo stesso molto discusso perché ci sono dei buchi di trama e tu per scoprire quello che devi fare. C'è sta anche Just Dance 2016 e Just Dance 2017. Guarda che comunque è un gioco, noi ci diamo e scherziamo, a parte è disponibile anche per la Wii, per la Nintendo. Sì, beh, ce l'ho io per la Wii. Quindi è un gioco che fai tutte le console, cioè tutte ce l'hai, e poi comunque sia è molto utilizzato, sembra una cosa strana, però anche a livello nelle scuole di danza, di ballo, le volte delle coreografie vengono prese da... Sì, ma Zumba, è come puoi mettere Zumba o le fate fare... Fai i balli del gruppo, è quello che ti dà anche... Ci fanno anche degli eventi. Sì, è bello. Se ti ricordi, siamo stati a Bastia. A Bastia Comics l'hanno fatto e c'era gente che veramente attirava più gente. Basta una persona, tu andi dietro. Mi piace Just Dance. L'ho visto poco, però comunque sia un gioco che secondo me attrae perché diverti, è semplice. Allora, una sera. Facciamo. Ah, c'è anche un ballo, riprendendo il discorso di prima. Balla con me. Ma che cavolo!
parla con me, il lento blu, insomma è tutto sorpreso. Dopo parla lui e te. Io te... Ah, allora andiamo adesso con la musica, questa farà piacere molto a Mazza, questa canzone di Espagna. Sì, Espagna Circo Est, lo Stockman Bullone qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Mi raccomando, lasciate un like alla pagina di Facebook perché per voi basta un click, per noi invece è tanto. Tante emozioni. Tante emozioni, seguiteci soprattutto. Allora, e ci si diverta a bestia con noi. Bestia. No, e ci si diverta a bestia con noi Sorci Verdi. No, ma vabbè, diciamo che... Allora, parliamo di un film uscito la settimana scorsa. Esatto, adesso andiamo a parlare i videogiochi. Basta. Va bene, videogiochi, sempre per la videogiochi. Basta, sì, basta. Adesso parliamo del film Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar. Sappiamo che comunque in sviluppo, la Disney, perché sappiamo che chi è la Disney, no? Che fa la Disney, sì. Sappiamo che la Disney è in sviluppo anche un corto di animazione che si intitolerà Lorenzo di Scafari e l'Azzurra è alla ricerca della bel like su sta cosa, bel like, un bel like. Supportiamo Lorenzo per ma lo sapete che guarda voi... Disney è importante, ma non si sì. La Disney vabbè, comunque sia, a parte tutto è debutta con $30 milioni, $300 milioni, vabbè, se fossero poche che 30 milioni si dimenticavano zero, che erano zero. Vabbè, comunque sia, Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar ha nettamente dominato le storie cinematografiche dall'Europa fino in America. Esatto, con un nel weekend, pensate un po' in Madre Patria, quindi dove la madre, chi è la madre patria del Pirati dei Caraibi? Chi è di film? Con ben $76 milioni, però insomma a livello internazionale si è aggiudicato ben $208 milioni, quindi il capitano Jack Sparrow colpisce ancora. Beh, ha superato anche il secondo film, il Guardiani della Galassia della Luna, pure, Sì, anche se comunque sia, insomma, Guardiani della Galassia è arrivato a 783 milioni. Vabbè, per, in due mesi però, il Guardiani della Galassia. E poi ancora, esatto. Aspetta, ricordiamo che ancora non è uscito in Asia. Oddio, mi sembra che è uscito. È uscito? Allora. Sembra 24, uscito. Però guarda un po', guarda, 300 milioni di solo in una settimana. In una, esatto, in tutto il mondo. Invece c'è Baywatch, che a me onestamente ha fatto proprio un grande dire. Quello che è uscito con The Rock. Esatto, che vabbè, il film è costato 69 milioni. Diciamo che per un budget del film di Hollywood 60 milioni è un po'... una cifra abbastanza bassa, e ne ha incassati solo 18, quindi diciamo che Baywatch è venuto un po', addirittura ho scoperto che vogliono fare anche un sequel, io ma non sanno tu che inventasse il problema, mi metto le mani avanti per carità di Dio. Invece Alien Covenant, che insomma era stato un titolo abbastanza discusso, però comunque sia ha una differenza insomma di guadagno di 10 milioni, è poco, però comunque sia un introito ce l'ha avuto. Le spese del film sono state coperte, quindi diciamo tutti felici e contenti, anche se normale, non devi sempre a guadagnare qualcosa in più. Insomma, che ne hai pensato di questo Pirati dei Caraibi che spopola? Erano anni e anni che insomma non usciva uno. Dal 2011 che è uscito l'ultimo che quello per me, secondo me, il quarto deluso. Ma io ti posso essere onesto. Io non sono piaciuto di nessuno. No, è una saga che vabbè non ce l'ho pazzo. Però comunque sia, un po' come Avatar, non è che mi era piaciuto, però a livello tecnico e visivo era bello. Se lei io dico una cosa, quando è scappato l'ho visto Avatar, l'ho rivisto i giorni che stanno a vedere su Sky. Lo sai che vuol dire? Lo rivedo e me fa più schifo. Veramente vabbè, fa schifo. Ormai No, vedi? Tu visto quando ci stavano le scene che spara tutto quando quelle scene lì. Tu adesso li vedi che tutto a computer. Lì prima non c'è più il caso, adesso ci vedi per bene, vedi tutto quanto con poi è in sviluppo anche Avatar 2. E si dice che non è che solo un Avatar, dice che ce ne stanno altri 7 film di Avatar. Ma io sono solo il 2 e il 3. Sì, no, ce ne sono, dicono che ce ne stanno parecchi quest'anno. Insomma, io dico solo che James Cameron di abbreviare i tempi, perché per carità non è che lui ha 20 anni lui, cioè se fa con sto ritmo. Poi Avatar è uscito nel 2009, mi pare. Sì. Beh dai, però Pirati dei Caraibi è uscito con l'ultimo che era Oltre i confini del mondo, esatto. Con Jennifer Lopez. Oltre i confini. Oltre i confini del mare. L'ultimo. Che il quarto. Ah no, quello è il terzo. Oltre i confini del mondo. Il terzo. Quarto Oltre i confini del mare con Barba Nera, c'era. Michel Luc. Ferrero Cruz. Ha detto lui.
Va benissimo. Comunque io l'ho visto due, questo di Salazar. Non disprezzabile, eh. È carino, vedetelo, godetelo. Ci stanno, c'è un Jack Sparrow giovane, quindi vedrete un po' come è nato il capitano. Sì, si dice che era la storia di lui, di Jack Sparrow. Da giovane proprio, perché Salazar è così. E poi vabbè, non lo dire, che io sono un po' così. Invece ha preferito andare a bere, abbiamo preferito. Ok, bene, beve fa sempre bene. Come questi due giorni. Abbiamo ricordato che noi abbiamo finito di avere la ciucca oggi pomeriggio. Tu? Col fegato marinato. Io ieri mattina già stavo bene. Quanti ne ho bevuti? Quanto brutti? Non raccontiamo questi dettagli. Direi, dopo la vendetta di Salazar, che poi sappiamo di come della gente nuova, no? Il videogioco vedremo dopo. Adesso andiamoci ad ascoltare Oversight distanti qui su RGS con Nerd Inside in compagnia di Sorci Verdi. Continua la settimana nerdistica incentrata sui film adesso. E parliamo appunto di. Andiamo sulla Marvel, andiamo su Logan, The Wolverine. Insomma, l'ultimo film ha visto appunto la fine. La fine degli X-Men. Esatto, la fine di uno degli X-Men, ovvero Logan, dove appunto. No, non spoileriamo, già l'hai detto. Vabbè, comunque se si sapeva che era l'ultimo film che Lo sai perché è l'ultimo film? Sai perché? Sì, vabbè, però comunque sia degradava anche la fine della storia di Logan. No. Allora, è capitato che l'attore Jackman, l'attore, sì, che lui sta male, anche davvero, e c'ha problemi, mi sa che c'ha una malattia. C'ha dei problemi. E allora lui ha deciso di smettere e infatti comunque sia Logan, comunque sia e ha deciso decidere di chiudere la fine con morendo, che ormai l'hai detto. Ormai, vabbè, tu detto, già si sapeva comunque, e anche io prima di vederlo lo sapevo che era l'ultimo film che facevo. Sì, c'ha questo problema e succede, no? Ecco, poi. Comunque adesso ci sta la figlia. C'è la figlia appunto che nel film si chiama Laura Kinney, ovvero è interpretata da Daphne Keane. E appunto insomma ci sono state varie voci su questo personaggio che è molto piaciuto, fatto anche a me, è stata una bella interpretazione, un bel personaggio, molto interessante. Io di Cesiro non è lei. Comunque è molto interessante anche perché è abbastanza ignorante la ragazzina. Questo, però ricordiamo che il padre aveva tre. Sì, lei ce l'aveva due. Lei ce l'aveva due più uno sui piedi. E insomma, quindi ci sono state tantissime voci al riguardo a Laura e un'intervista del produttore Hatch Parker ha appunto detto che non ci sono ancora, hanno altri programmi, non vogliono fare uno spin-off su Laura, che ci sono questi altri progetti, poi sappiamo che la Marvel ha DC in questi ultimi anni. Ah no, però hanno pensato di fare un film però dei nuovi. Moi X-Men, che sarebbero questi, sia Laura e i suoi amici. Sì, però ancora non. Non si sa niente, però speriamo che qualcosa. Perché ci hanno lasciato così con X-Men, non ci hanno dato. Sì, per ora sì. Non so, Diego, tu sei tu hai visto Logan The Wolverine l'ultimo, mi sembra di no. No. Vabbè, comunque sia. Ma tu vedi mai, io ti chiedo le cose, vede mai una ceppa. Vabbè, io sono andato a vederlo con un giorno. Vabbè, io ve lo chiedo, poi invece sono più seria. Secondo me non la visa ancora. No, a me proprio non piace la saga degli X-Men. Allora ti capitamo perché seriamente. Vabbè, che c'è, a te non ti piace. Ma X-Men non si tocca. Vabbè, non ti piace. Vabbè, non capito, però. Vabbè, X-Men, vabbè, questo film, perché parte X-Men l'ultimo te lascia solo con. Non ti dice cosa è successo a quell'altri. Vabbè, che mi vedo di tutto. Cavolo, l'attore su tutti i film che sono stati. Come si chiama? Logan. Sì, Logan, Jean, Ororo, Ciclope, c'è stata. Come si chiama? Il professore Magneto. Però se ci fai caso sul film si sa che. Non si sa che film fanno. Si sa che comunque i mutanti erano perseguitati. Sì, ma nel. Cioè, e ne ammazzavano, e quelli e i figli, tutti i figli erano prodotti in laboratorio. Sì, quelli erano prodotti in laboratorio. Non si sa che film hanno fatto gli altri, questo è sicuro. Perché però sul film di Logan si vede solo lui, Logan. Ma secondo te no? Se si chiamano lui mutanti. Che fine avranno fatto? Sono morti, però quando lo dico Magneto può provocare Magneto. Ma quello era vecchio, eh. Insomma.
non è che possono campare 200 anni. Comunque sia, X-Men ci saranno sicuramente altri film, appunto con i nuovi mutanti, poi se ci sarà Laura Kinney, la figlia di Logan, questo sarà vedere. Comunque è un personaggio molto interessante e ha avuto insomma, un grande successo nel pubblico, insomma, che è apprezzato, cosa insomma non semplice. Adesso andiamo ad ascoltarci la forma della poetica qui su RGS con Nerd Inside, i compagni dei Sorci Verdi. Siamo tornati qui con la settimana nerdistica parlando di film e lo facciamo con un ultimo lavoro di Peter Jackson, che ovviamente ci saranno ancora degli anni di sviluppo. Ma dopo io ho seguito di Peter Jackson, a parte tantissimi film ho visto, ma poi insomma, i famosi, tutto il mondo del Signore degli Anelli, quello per me è stato un po' come, vabbè, stavo dicendo una cosa veramente tanto oscena. Ma solo tu le puoi pensare solo delle sei cose. No, stavo dicendo un po' come fare l'amore la prima volta, no? Il Signore degli Anelli è stato un po' così, ho scoperto il cinema con il Signore degli Anelli, quindi è stato proprio un... Che delusione, ragazzi. Tu qual è il primo film che ti ricordi? Dai. Toy Story, il primo. Io invece il Signore degli Anelli. Tu invece Diego? Pure Harry Potter, bello. 2002. Tu invece Diego? Sono così anch'io, non pensa che... Qual è il primo che ti ricordi? Sì. Beh, io non è che ho visto, vabbè, appunto quelle delle cassette che dopo... Vabbè, ma il cinema... Harry Potter, il primo che ho visto, lo stavo prima. Guarda, io, allora, questo è nato nell'88 e ha visto il cinema dopo 10 minuti. Una volta non era facile. Una volta ci stavano film, pensare. Va bene, ma io c'avevo... Non era così, Perché nel 97, quando c'avevo 4 anni, mia madre mi ha portato a vedere Toy Story il primo, nel 97, c'avevo 4 anni. E io no. Io facevo le videocassette, infatti a me la storia di Toy Story per me è un film di... E invece sai qual è il primo film che ti ricordi? Guarda, da bambino proprio, sì, il primo. Io contro di tu. Ma aspetta, ma non è stato fatto dal cinema? Sì, che hanno distribuito anche delle carte all'epoca. Pensa un po', quindi, detto, non è bello per... E invece Azzurra? Ha detto. Quale? La pietra filosofale. Beh, carino. Sì, erano quella piccoli. Vabbè, comunque sia, basta con i ricordi, se dopo ci mettiamo a piangere. Comunque, l'ultimo film, diciamo, è il film in lavorazione di Peter Jackson, si intitola Mortal Engines. Engines. Cos'è Engines? Adesso mi hai corretto giustamente, no? Morte? No, morte che vuol dire? Morta? Non è morte. Vabbè, mortale, no? Mortale. Engines dovrebbe essere tipo una cosa... Coi jeans, mortale coi jeans. Comunque, ma perché ste domande stupide? Allora, perché sono come te, scappando con te... Questo effetto. No, il problema è che io che scappo con voi, quello è il problema. Tu sei tanto esperto. Beh, dì la notizia, su. Voi avete difficoltà. Dai, tocca a te, Lorenzo. No, a te. Dopo ti canto la canzoncina, ti faccio un cazzo. Il primo concept art di Mortal Engines è online. L'adattamento prodotto da Peter Jackson della serie di romanzi dell'autore britannico Philip Rove, diretto... Reeve, vabbè. Diretto da Christian Rivers. Vabbè, inglese. Comunque questo concept art, che comunque molti anni nel futuro le città si muoveranno su delle enormi piattaforme dotate di ruote che girano per il mondo in cerca di risorse. Quindi ci sarà comunque sia un mondo post-apocalittico che poi chissà come verrà svolto. Comunque se siete curiosi, ci sono i romanzi, appunto l'autore è Philip Reed, se siete voi se andate a googolare, così potete dare un'occhiata al nuovo film di Peter Jackson. Insomma, ci sono tantissimi attori che noi conosciamo. Beh, ma tanti che ne vedo, come per esempio c'è Hugo Weaving, che è quello che ha fatto The Hobbit. Weaving. Sono carino, però. Vabbè, comunque... Ma aspetta un po', che è quello che ha fatto... il nano, l'hobbit? Sì, il Bilbo. Che poi lui ha fatto anche, se ricordate, Civil War. Non mi ricordo. Sì, ha fatto Civil War pure. Che ha arrestato sia Capitan America.
Roger. Ma comunque sì, ci sono tantissimi attori di grandissimo livello che hanno interpretato non so, Animali Fantastici, i Demoni Amici, Avatar, addirittura Trono di Spade. Sono degli attori di alto livello. Il Trono di Peter Jackson non si smentisce. Quindi insomma, noi restiamo con le antenne alzate e insomma poi vediamo come si sviluppa la situazione, sicuramente ci saranno gli aggiornamenti. Si vedrà quando uscirà, quando dovrebbe uscire questo. Aspetteremo il primo trailer che ancora ha detto si sa niente. Però è uscito già un trailer. Non è uscito niente. No, quanti scherzi. Mi capivo di vedere, facendo i cavoli miei su Facebook, mi capivo di vedere il trailer in inglese della storia di Voldemort. Una storia che lui è il ragazzo però diceva che il secondo film di Animali Fantastici, che è il secondo, parla della storia di Voldemort e il Silente. Il Silente del ragazzo, il giovane Silente, che lo fa, cosa lo fa? Lo fa quello che fa un pop. Sì, possiamo dire che poi è la notizia che abbiamo lo fa quello che ha fatto insieme a Jet Lo. Allora, adesso andiamo con un'altra canzoncina, perché poi dopo ci sarà una piccola pausa. Andiamo ad ascoltarci The Dance Circus con Viva qui su RGS con Vinzati in compagnia dei Sorci Verdi. Adesso sì, adesso è arrivata una brutta notizia sul cellulare, però poi lasciate però della diretta. Allora, comunque, se riprendiamo con la settimana artistica, adesso andiamo a trattare da una serie TV, insomma, una futura serie TV, perché Netflix produrrà appunto la serie TV The Witcher, ormai è ufficiale, adesso tanti non usciranno The Witcher, ma se. Tu che sei un grandissimo fan, quindi io direi ti lascerei la parola a te su questa notizia. Guarda caso, però chi la fa? La Netflix. Ormai la Netflix i soldi. Se lo può permettere, non è come ci dicevo, facendo proprio un momento. Io soldi come loro, quindi. Allora, The Witcher, beh, che diciamo, è comunque sia un gioco che secondo me veramente trasmette delle emozioni molto particolari, perché miscela con grande maestria e abilità il mondo della magia, un po' quel mondo oscuro, un po' particolare, insomma, io dico tutti i personaggi un po', no, dell'ambiente, diciamo così, medievale, fantasy, sì. E quindi ecco, appaiono mostri di ogni tipo, e quindi è un gioco che secondo me non tutti diciamo riescono in un certo senso a giocare. Non tanto, esatto, perché comunque sia. Al di là della, diciamo, non è una questione di difficoltà, è comunque sia un gioco che sono quei giochi o ti piacciono o proprio non ti piacciono. No, aspetta, mezzo non c'è. Se tu c'hai giocato il gioco, sì. Sì? Ma di che parlerebbe? Non ho capito, perché non è strega. In inglese strega. È strega. Esatto. La strega. Di che parla? Cioè, questo Geralt de Rivia, cioè dei personaggi, cioè, un'abilità, insomma, grazie alla quale lui può sconfiggere i demoni o questi spiriti, e quindi... Ce l'hai? Vorresti? Ce l'hai? Però ce l'ho per la One. Xbox One? The Witcher per la One. No, ce l'ho a casa. No, comunque sia, insomma, è un videogioco tratto dai romanzi di Andrei Sapkowski. Sapkowski. Ed è prodotto, i videogiochi sono sviluppati dalla CD Projekt Red, che è una software house polacca, come invece lui mi sembra che è rosso. Già dal nome. Geralt è un personaggio molto interessante, anche perché ha una certa personalità. Nei videogiochi comunque sì, ci sono anche delle scene insomma abbastanza forti, sia a livello di combattimenti ma anche a livello di relazioni. Esatto. Abbiamo addirittura, tu puoi interpretare, puoi avere delle relazioni anche con maschi sul gioco, anche delle relazioni omosessuali. Ha fatto un po' discutere questo, però insomma i videogiochi stanno prendendo una via abbastanza così alla Bianco Baleno, insomma. Quello che ti piace fare lo fai. Un altro esempio l'abbiamo avuto anche con Mass Effect Andromeda, dove tu ti puoi, vabbè, lì ci sono gli alieni che fai lo stesso discorso, alieni maschi e femmine, e tu poi parlo anche di parlare.
Vabbè, dopo questa notizia possiamo anche andare a casa, vero? Vabbè, comunque sia, questa è un'apertura, perché chiaramente se uno è omosessuale, giusto che su un gioco si può, e può esprimere la sua sessualità. Esatto. Tutti sono etero, tutti siamo etero, quindi facciamo ciccio. No, ciccio uno di noi. Comunque sia, questa è una notizia che comunque per tutti i fan è stata una bomba, anche per me, io non vedo l'ora, infatti si sa poco ancora poco niente, anche se lo rilascio. Ma già mi dice è una bomba di riuscita. Però attenzione come trasportano dal gioco alla TV, questo è un problema. Vabbè, c'è stato sempre il problema. Che abbiamo visto che Assassin's Creed, no? Non è piaciuto, sì, no? Fatto un po' così. Non succederà mai che verrà ripreso certo, per il gioco. Uguale, no. No, no, ma anche dalle cose, come... rispondo subito con Resident Evil, non andrà a presentare niente. Però qui c'è sta l'autore del libro. Su Resident Evil non è stato interpretato nessun. No, ma niente. Non è stato iscritto. No, però anche, ci sono state anche parecchie cose, anche se di oggi sulla Marvel, ci stanno cose che. Però sulla Marvel c'è stata lì che comunque sia. A fare il cameo, va bene, no, va bene. C'è, però c'è però una presenza no, che dice guarda ragazzi, cioè, cercando di fare in questo modo. Qui c'è l'autore appunto di tutta la saga che comunque dirà sicuramente la sua e darà tantissimi consigli. Va bene, ma io dico. Sia lì sono tutti introiti. No, no, ma io sto dicendo un'altra cosa, perché se vedo sulla Marvel i film che fanno, la metà non so quali ai fumetti. Sì, ma è normale. Perché anche se, io, se avete visto Civil War, uno dei due doveva morire. Lo so, però non è successo. Ma e poi non ci stanno nemmeno ancora tutti, perché su Civil War c'erano tutti quanti i personaggi, tutti quanti i Avengers, c'erano, compresi gli X-Men, i Fantastici Quattro, Ghost Rider, c'erano tutti, c'erano. E, che, e poi indovina chi era che lo uccideva? Capitano Marvel. Oh, vabbè, comunque si va. Ma guarda, ma io alla fine c'è sta, l'importante è che comunque venga, ci sia un prodotto di qualità, poi fatto bene, chiaramente sta ai fan di. Però non me lamento perché il film è piaciuto. Non si guarda. Perché è ritornato, sono riusciti a ritornare a metterci finalmente Spider-Man. È diventata ormai una parte del. Sì, allora, adesso ci prendiamo una piccola pausa, mandiamo due belle canzoncine che sono un po' una new entry, sempre tra virgolette del video. Ci ascoltiamo di Hardway con Tutto Bene e i Mad con Metal. Dai. Siamo qui ritornati con RGS, abbiamo appena ascoltato i Hardway con Tutto Bene e i Mad con Metal. Un giorno di no, aspetta, lo so, Luisa, si è aperta da per lei, visto? Vabbè, si è aperta la porta adesso, per favore. Allora sì, la chiudiamo. Si è aperta la porta per lei, ho una paura. Ma non dirlo che ci pensano gli altri a chiuderla. Ok, grazie mille. Allora, siamo tornati con la settimana nerdistica, ma con le sue rubriche. Aspettate che la porta si riapre ancora, Beh, la porta è andata una formazione. Allora, cosa abbiamo adesso, Diego? Abbiamo il cosiddetto momento esatto. Bravo Diego, quanto è carino. E che cosa parliamo oggi, Diego? Parleremo delle 10 città dove vedere i film che cos'è. Esatto, noi ci lamentiamo molto qui e mi lamento tuttora perché non c'è tanta punta nemmeno. In Italia in classifica non c'è, alla fine noi paghiamo sui quei 7,58 euro, no? Poi dipende se è un film in 3D o no. Se trovo in Italia, l'unico film che ho visto interessante che hanno fatto qui in Italia, che veramente è stato. Cosa non c'entra i film interessanti? Poi stiamo parlando di quanto costa andare nel cinema nel mondo. Andare dentro, comprare il biglietto. In Italia, fortunatamente è un prezzo per ora ancora abbordabile. 10 euro. Il problema è quando vai quarti di popcorn e Coca-Cola. Così. E non sta in Italia, io prendo sempre. È alto, fa sempre tanto, proprio io c'ho un po' un colpo di reni quando mi dicono anche l'altra sera che abbiamo preso due bottiglie d'acqua a 4,20 euro. Così. Diego gli è venuto uno scompenso cardiaco abbastanza forte, cioè bello si è incazzato prima con noi e poi ha pagato. Scusate un attimo che questo, la gente si lamenta. Questo fa parte sempre dei sorci verdi. Comunque sia, ritorniamo nella nostra classifica, io quindi direi, partiamo dalla decima, Diego, insomma, dimmi le prime tre.
Allora, da adesso siamo a Stoccolma, in Svezia, e il prezzo di biglietto è circa $14. Un prezzo vale. Modestamente. Sì. Però andiamo avanti. Poi, in nona posizione siamo in Helsinki, in Finlandia, e qui invece si tratta di $14.50. Poi, l'ottava siamo... L'ottava siamo a Oslo, siamo sempre al nord d'Europa, in Norvegia, e qui diciamo che sono $10 in più. Allora, abbiamo deciso che la classifica dice il Diego. No, non devo dire niente, lo so, quelli di là non è sentito. Adesso Mosè ci dirà dalla settima alla quinta. Allora, alla settima troviamo Copenaghen in Danimarca con $14.60, a Melbourne in Australia con $14.70 e alla quinta posizione Londra in Inghilterra con $14.90. Diciamo che siamo dalla quinta fino alla decima, stiamo sempre su quei 14. Adesso Lorenzo, dai, la quarta fino alla prima, dai. Allora, ci troviamo sempre in Australia, a Sydney, con €15.10. Non è di euro. $15 a $15 australiani. Sì, esatto, dollaro australiano. E 10 centesimi. Adesso ci troviamo in America, a New York, a $15.60. Già, poi in Giappone, a Tokyo, $15.70 e alla prima, addirittura qui in Europa, proprio non tanto lontano da noi, in Svizzera, a Zurigo, $18. Che poi non so dollari, mi sa che sono sterlini, no, che hanno in Svizzera? I franchi. Però tocca, sì, a Zurigo, quale parte cantone è della Svizzera? Italiano? Non so, sono tre cantoni poi. Comunque sia, un prezzo direi abbastanza alto, insomma, che vabbè, no, però lì la vita è abbastanza caretta, so che... No, però ti dico perché ho i parenti in Svizzera. Dico di no. E non è che per loro $18 per come noi pagare 7 euro, eh. Eh sì, perché le pensioni loro vivono quasi sui 4.000. Comunque sia, invece parlando insomma di fuori classifica, tra virgolette, seguono sempre sui $14, quindi insomma sulle posizioni quelle più basse, abbiamo San Francisco, Chicago, e non di notte, Edimburgo e Amsterdam, che stanno appunto sui $14. Invece l'Italia è alla 28ª posizione, dopo il Canada ed appena prima del Brasile, con un prezzo sui €9.20. Sì. Noi ci abbiamo fatto del 3D, che cappa, sparate, cioè quei 3-4 euro in più. Perché però 9,20 euro, ma arriva anche a 10 euro, perché ti dicono pure che ci vuoi anche la poltrona VIP. Poi e vai a pagare €11 poi, poi, eh. Tu entri, no? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ci metti. Insomma, lo sanno tutti, lo fanno tutti, però loro me lo continuano a dire, a voi la VIP? No. Aspettate, entri e ci metti. Andiamo 2 ore, ci devo stare a massa, poi devo andare a casa. Allora, detto ciò, direi di ascoltarci un'altra bella canzoncina, non so se sapete le nostre canzoni, ma non lo so. Ci ascoltiamo il Woman Style con Cuore Libero.